Anno 568 d.C. Sanguinose guerre fratricide sconvolgono le tribù barbare del nord. Spinti da sete di conquista, da odio, da vendette personali, gli uomini danno sfogo alla loro furia bestiale. Non c'è più nessun sentimento umano, nessuna pietà. Donne, vecchi, bambini, tutti vengono travolti da questa ondata di sangue. Il desiderio di uccidere è ormai in ogni uomo e in breve dilaga, raggiunge i più remoti villaggi e li annienta inesorabilmente. Anche i barbari più miti si scatenano. Coloro ai quali l'esempio di capi saggi e generosi aveva insegnato ad amare il bene, coloro che vivevano in pace ed armonia, altri ormai stanchi di combattere e di uccidere, vengono fatalmente trascinati nel caos. Nelle terre di Torioc, capo del villaggio Gepido di Nissia, un giorno accade qualcosa di spaventoso. Dana, la giovane e bella sposa di Torioc, viene assalita da Covo, il figlio del capo di un villaggio vicino. Lasciami! Ormai riconosciuto e consapevole del suo atroce misfatto, Covo fugge precipitosamente da quelle terre. Non possiamo raggiungerlo. È morto. Non andrà lontano. Penserà Torioc a vendicarsi. Di Covo, riparato in Italia al seguito delle orde longobarde di Alboino, nessuna notizia. Il tempo passa. È un giorno di primavera dell'anno 570. Nissia festeggia le nozze del giovane fratello di Torioc con una dolce fanciulla del luogo. Sei felice, Katrina? Anch'io. Ed ora, Donar, accetta questi doni. Te li offre la gente di Ruttar, con l'augurio per te e Katrina di vita lunga e felice e con i voti che i rapporti tra i nostri due villaggi proseguano sotto il segno dell'amicizia. Grazie, Nokaric. Povero Torioc, neanche
anche le nozze del fratello riescono a fargli dimenticare il dolore per Dana. Eh sì, Raston. È proprio questa cerimonia che glielo rende più crudele. Donar, Katrina, alla vostra felicità. Grazie, Shona. Come va, madre? Sei contenta di questo giorno? Sì, Torio. Sono molto contenta della scelta di tuo fratello. Katrina è tanto cara. Saranno felici insieme, non credi? Sì, madre. Certamente. Saranno senz'altro felici. Non c'è più nulla che possa rallegrarlo. E sono passati ormai 2 anni da quando Kovo ha violentato e ucciso Dana. Dicono che Torio che l'amasse molto, vero? Sì. Dana era tutto per lui. E se un giorno Kovo tornasse? Il vecchio Surgut è morto da un pezzo. La gente di Rutte avrà bisogno di un nuovo capo ed è Kovo che ha diritto al trono. Ma Kovo è in Italia con i Longobardi di Alboino e non credo proprio che voglia tornare. Guarda, un messaggero di Rutte. Guarda. Scusami, Don. Cosa c'è, Nogaric? Parla. Devo tornare a Rutar. A Rutar? E qual è la ragione? Niente di grave. È necessaria la mia presenza laggiù. Se è tanto importante, puoi anche andare.